Nel corso della sua millenaria storia è sempre esistito uno strettissimo legame fra il giardino e l'arte. Basti pensare al giardino romano, popolato di statue e presenze divine, al giardino rinascimentale, vera galleria d'arte en plein air, fino al giardino inglese del Settecento, in cui la pittura stessa si fa giardino, tramutando in realtà i luoghi idilliaci ritratti da pittori come Poussin o Salvator Rosa. Si tratta di una relazione che si è bruscamente interrotta nel Novecento, quando l'arte rinuncia alla natura e alla sua rappresentazione. Tutte le grandi estetiche otto-novecentesche sono state pensate a partire dal fenomeno artistico, senza lasciare spazio alla considerazione della natura. L'arte moderna ha voluto accentuare il proprio carattere di assoluta artificialità, negando la bellezza naturale e concependo sempre di più l'arte come antinatura. L'oblio e la rimozione della bellezza naturale cessano però all'inizio del nostro secolo, nel momento in cui la natura assume sempre maggiore rilevanza come fonte di esperienza estetica per l'uomo contemporaneo. Nel corso degli ultimi 50 anni assume una nuova centralità la nozione di paesaggio, inteso come intreccio di natura e storia, risultato della libera creazione naturale e delle azioni con le quali l'uomo modifica l'ambiente in cui si trova a vivere. L'arte quindi torna a considerare la natura come esperienza estetica, ma non lo fa riproducendola come immagine. L'arte ambientale non produce immagini del paesaggio, ma agisce nel paesaggio. Recupera un legame con la natura abbandonando gli spazi chiusi delle gallerie e operando all'interno di essa. Uscire dall'atelier, abbandonare le gallerie per agire direttamente sul paesaggio. È questo il dettame della land art americana e dell'arte ambientale europea, che fanno la loro comparsa negli anni 70 del Novecento. L'art in nature non è però priva di limiti e di paradossi. Prima di tutto quello per il quale un'arte nata in antitesi all'immagine e concepita come esperienza diretta della natura viene in realtà vista da pochissime persone, a causa dei luoghi selvaggi e remoti in cui è situata o del carattere effimero delle installazioni che la contraddistinguono. Quindi, da un lato vi sono artisti che vivono nella natura e operano al suo interno usando spesso materiali naturali, dall'altro gli spettatori che non possono fruire di queste opere se non attraverso le immagini. Questo fa perdere irrimediabilmente la ragione stessa dell'esistenza dell'arte ambientale. La soluzione a questo cortocircuito può essere data dal ritrovato legame fra arte e giardino. Il fine dell'arte ambientale è infatti quello di permettere un'esperienza estetica della natura ed è esattamente lo stesso scopo che si prefigge la creazione di giardini quando questa viene vista come espressione creativa e non come semplice decoro. La creazione di giardini è arte di disporre i materiali naturali in modo da creare atmosfere e suscitare una determinata disposizione d'animo in chi si muove nel giardino. A questo scopo, l'inserimento dell'opera d'arte nel giardino da noi vissuto, invece che nella natura incontaminata e selvaggia, è decisivo per dar vita a luoghi caratterizzati da una precisa atmosfera. L'arte nel giardino contribuisce quindi a creare luoghi in cui le qualità ambientali si legano profondamente alle emozioni di chi esperisce quegli spazi. Da questo nuovo connubio fra arte e giardino può scaturire la nostra riconciliazione con la natura e il nostro sentirci parte integrante di essa in quanto vero luogo dell'anima.